Ma questa depressione secondo te è una depressione simulata o una tua No, patologica? è una mia patologia, però queste cose l'aumentano perché comunque sia, ogni volta che cerco di uscirne ci sono queste cose, queste persecuzioni che vogliono farmi rimanere nel mio stato, Ma perché comunque vogliono... te senti anche delle voci o senti solamente degli attacchi diretti o manipolazioni? Che delle voci, proprio voci di persone, però sì, non sono. Allora, non sempre sono successe quando alcuni momenti sono più incisivi, diciamo sono più forti, altri invece no. Comunque mi sento anche oppressa, quindi è una cosa diversa. Ho capito. Cioè, riesci a lavorare con questi No, attacchi? no, no. Allora, io quando lavoro vengo attaccata. Perché ci sono, cioè mi sento come se ci fossero persone dovunque vado che mi conoscono e che comunque sia vogliono, dicono che io non devo lavorare, che insomma mi offendono e poi quindi è una cosa strana che mi seguono, anche se io magari gli dico qualche cosa, loro fanno finta di non capire, fanno come se non... E poi, cioè, mi sento seguire dovunque, capito? Anche in macchina, quando sto insieme al mio ragazzo, oppure quando esco, non lo so. Riesci ad avere una vita sentimentale? Ma non lo so, è una mezza cosa, perché comunque quando ho la mia vita sentimentale possono attaccare come no, cioè non è quella la cosa... essenziale. Diciamo che questa cosa non mi aiuta a uscire dalla situazione, perché se io mi sento come se qualcuno commentasse, no, anche quando sto in camera che commentano e poi non mi fanno dormire la notte perché commentano, iniziano a dire cosa pensano di me e quindi sento proprio dei commenti che fanno delle volte. Delle cose che continuano, magari sono anch'io che non è che le cerco, ma essendo uno stato depressivo è normale che mi butto giù di morale, magari si prendono il sopravvento, capito? Certo, perché vedono il tuo stato emotivo, vedono che te ti dà fastidio, che ti attaccano con determinate frasi o con determinate parole, te essendo una brava donna, ti dà fastidio che ti attaccano. Cioè, specialmente sul lavoro, sulle cose mie, cioè non so, sinceramente, capito? Cioè, non vogliono proprio che lavori praticamente. Iniziano a seguire, iniziano a commentare, però sì, dopo questo mi porta a livello di stress e a volte non credo che siano voci, perché delle volte cioè, uno dice no, non è possibile che tutti mi conoscono, oppure non è possibile che sono solo voci, capito? Ma E potrebbe allora... essere delle radiofrequenze indotte all'interno del tuo cervello, te essendo ipersensibile ai campi elettromagnetici o alle frequenze estrasensoriali, riesci a percepire queste frequenze come moltissime altre persone che vengono attaccate nello stesso identico modo, perché loro. Vabbè, però come fai a dire quella persona non ha parlato la sua la frequenza attraverso di lei? Cioè, a volte me lo dicono anche altre persone, no, no, non sono le persone, sono le voci che tu senti, quella persona non ha detto Ma questo è niente, cioè... vero però, eh. Molte volte non sono le persone che ti circondano, ma sono le radiofrequenze che ti mettono nel cervello per farti sentire delle voci di persone che in realtà non esistono. Loro lo fanno apposta perché così litighi con Ma tutti, litighi con i parenti, con gli amici. sì, capita di litigare, ma io cerco sempre di non farlo. Io se mi arrabbio parlando anche da sola delle volte, però dico, caspita, cioè dico, perché so già che cosa ne pensano, non è che mi arrabbio. Se io mi arrabbio, se cerco di far vedere, poi magari, capito, poi non è una bella cosa fare Certo, perché così. dopo ti attaccano ancora di più e fanno perdere la tua credibilità con le persone che ti circondano perché credono che te sei una schizofrenica, una malata di mente, ma in realtà non è così. Loro simulano determinate patologie sul tuo corpo, ma non lo fanno solo con te, lo fanno con te, lo fanno con me, ma Ma io quando. avendo già una depressione di mio, questa cosa non mi aiuta perché comunque mi fa stare più giù. Sì, ma Certo, io la sto cercando di depressione. superare perché comunque sia ho cercato di superare, lo sto superando piano piano, ma poi questa cosa
queste cose mi hanno buttato giù di morale, tutto il resto, vedo una situazione che non è bella. Certo, Facendo i conti, non è che sia una cosa facile da superare, specialmente quando poi, quando mi hanno fatto cadere cioè, in cose molto brutte, che ne so, pensieri di autolesionismo, pensieri di altre cose, capito? Quando tu praticamente sei arrivata a un punto che capisci che ci sono cose grandi che ti hanno anche fatto del male in un certo senso, perché comunque non sei riuscita a sconfiggerli da sola. subisci degli attacchi psicologici da persone che operano proprio con questo sistema nel buttarti giù fisicamente e psicologicamente. E te Ma sei certo, da perché poi sola, dopo come fai? se tu ti isoli perché pensi che tutto il mondo ce l'ha con te, è normale che dopo da quello scaturisce una cosa che è una depressione profonda, una depressione che ti porta a stare ancora peggio. Naturalmente, se vedi che tutto il mondo ce l'ha con te, tu ti stacchi anche dal mondo e poi va a finire male, capito? Perché Certo. io poi ci sono momenti in cui tu ti butteresti giù dal balcone. Io ho Però avuto dei questo è momenti quello che che vogliono. praticamente, eh sì, ma buttavo giù la roba perché pensavo che erano i vicini di casa. E a tutti gli fanno credere questo. Ho preso la roba in casa, la buttavo giù. Sono arrivati anche i carabinieri una volta, anche due, e poi mi hanno fatto fare un TSO per questo, perché comunque pensavano che io stavo fuori di testa, urlavo fuori dalla finestra, ma ero molto più reattiva perché comunque volevo che finissero. Poi hanno finito, non ho avuto più una persecuzione intorno, però la mia depressione interiore è quella che comunque quando ogni volta che mi vedevano lavorare la gente, sembrava che la gente mi perseguitasse per non farmi più lavorare e mi sentivo anche male. Poi dopo mi hanno detto no, non ti preoccupare, non è questo, il fatto è che tu le senti le voci. Ma chi te l'ha Poi detto dopo questo? io, ma chi me l'ha detto? Me l'ha detto lo psichiatra, me l'hanno detto i miei, me l'ha detto, cioè, mi ha detto che non è la persona che stanno intorno a me, ma sono io che me lo creo. Perché tutti mi conoscono, è come se io fossi conosciuta in giro, ma non conosciuta in maniera, cioè, è come se non lo so, e poi magari dicono sì, ma il tuo atteggiamento nei confronti degli altri, perché ti vedono che sei giù di morale. Ti vedono che sei cupa, ti vedono che sei insofferente, magari fai tu intendere, per questo la gente non vuole averci molto a che fare, così a me mi hanno stato detto. Scusa, Però ma è se ti vero che io sono attaccano. depressa dentro, perché ce l'ho questa cosa, però non è che si vede per forza fuori, cioè non è che ho l'atteggiamento di una scostante, una che non è così proprio la cosa, se fosse così sarebbe assurdo. Lo sai Ma cosa poi a c'è? volte comunque sia vedo gli atteggiamenti delle altre persone. Vorrei pensare che fossero soltanto impressione, però sono anche una che comunque reagisce in maniera sua, voglio dire, non è che alla fine non mi lascio condizionare dagli altri nel modo in cui gli altri non mi condizionano. Poi quando mi condiziono è normale che arrivi a un certo punto che hai lo stress in testa e dopo stressi. Dopo stressi e dopo ti arrabbi con tutti. Lo sai che cosa c'è? Da Eh? quello che noi abbiamo capito dai nostri studi, questi sono dei ricercatori che attestano e studiano tecnologie e radiofrequenze sul nostro corpo. Essendo che il nostro corpo interagisce con i campi elettromagnetici e con le frequenze elettriche, essendo che i centri nervosi centrali trasmettono segnali elettrici, loro lo sanno e utilizzano queste radiofrequenze perché noi siamo delle brave persone, te sei una brava persona, Però è allora. anche vero che se tu sei depresso, magari ti seguono per quello, non lo so, penso No, loro io, no? vedono le tue fasi del cervello, le tue fasi fisiologiche, cioè quello che te riesci a sopportare e quello che non riesci a tollerare. Facendo questo, loro ti attaccano sui tuoi punti deboli. Ti attaccano sulle cose del lavoro, ti attaccano facendoti credere che sono i vicini, che sono i parenti, ma questo attacco lo fanno con tutte le vittime del controllo neurale e con tutte le persone che sono state sottoposte a questi test e a queste sperimentazioni. Ovviamente queste le chiamano armi bianche, armi non letali, ma
molte persone che non hanno capito quello che stavano subendo, pensavano di essere diventate pazze, e tante hanno fatto come hai detto te, hanno aperto la finestra e si sono buttate lì sotto. Sono buttate, madonna. No, vabbè, perché comunque se senti che tutti quanti ti spiano è normale avere un attimo di prendi la roba, se senti che vabbè butta giù la roba dalla finestra, è normale che lo faccia. Ma tutti lo fanno. Cioè, da una parte non è normale farlo, però voglio dire, se uno arriva allo stress, poi poverino, tu dici è stressato, sediamola, come dicono in tanti, sediamola, facciamola stare tranquilla. Brava, però così quando credono che tu stai in uno stato di malessere, uno stato di depressione, io sto in uno stato di malessere, ci sto, però il fatto stesso che mi sentivo opprimere, allora mi ha dato questo input di buttare la roba giù, perché comunque i vicini non stavano zitti e offendevano e minacciavano e tutto il resto, e l'ho fatto contro il vicino, l'ho fatto buttandolo all'aria, nel senso non ho buttato in testa o che altro. Loro lo fanno. Te sei una brava ragazza e loro ti attaccano apposta perché te sei una brava ragazza. Perché se non eri una brava ragazza non te l'avrebbero messa queste tecnologie addosso. Perché ai criminali non che le mettono queste tecnologie, che le mettono le brave persone. Infatti la maggior parte delle persone che vengono sottoposte a questi sistemi sono tutte brave persone. E poi vedi, anche questo mi butta ancora più giù di morale. Poi tu sai che vai avanti con la depressione, che è uno stato tuo, che magari ti hanno inculcato anche gli altri perché sono riusciti ad aiutarti in questo. Brava. Invece di aiutarti a superare, naturalmente queste cose ti aiutano a buttarti giù. Ti capita proprio di stare nella depressione più nera, è normale che dopo ti butti in una depressione profonda, perché così cazzo. Viene attaccata in continuazione da una tecnologia che praticamente è stata ritenuta una dei massimi livelli di segretezza. Ti attaccano senza fare niente e te dici: ma perché mi attaccano a me queste persone? Perché te hai la capacità di sentire determinate frequenze che altri non sentono, ma gli altri sono pilotati, sono manipolati, ma non si accorgono di esserlo. Te invece hai capito questa cosa, vedi le persone che ti circondano che sono tante volte dei zombie addormentate. Cioè, ancora mi risulta difficile pensare che una cosa che penso solo io, perché poi dopo alla fine dico, caspita, che sono? Da pensare solo io, non lo so, mi viene strano. Allora dico, va, perché altri dicevano, ma sì, saranno spiriti che parlano attraverso gli altri, perché ti sei messo a fare l'occulto, perché ti sei messo a fare questo, perché hai aperto le strade a cose strane. Però a volte se sei scoraggiato con tutto e ce l'hai, a volte dici, ma Dio, ma perché mi deve capitare magari di essere giù di morale anche, no? Non facendo caso alle voci, perché magari le voci non sono il problema principale, ma sono una cosa che è stata poi portata dopo, giusto? Certo. Però tu dici, caspita, però mi devo mettere a pregare per tutto, se poi dopo non succede, che comunque non finisce. Ne lo so, ma loro deviano la realtà dei fatti. Però se poi dopo questa cosa spirituale non si riesce a togliere in un certo senso, cioè, non lo so, sono perché 5 milioni di persone in Italia con lo stesso identico problema, ma com'è possibile? Ma tanta gente crede che sono gli alieni, tanta gente pensa che è Satana, tanta gente pensa che è Dio, tanti pensano che sono i morti, tanti pensano che sono stati torturati dai parenti, tanti pensano che sono stati torturati addirittura dall'ex marito. Una persona mi ha chiamato, mi ha detto, dice, oddio, mi cioè fanno gli marito. fanno gli stalking così, stalker. Perché praticamente sarebbe lo stalker che tortura attraverso altre persone. Sì, però loro lo sanno di questa cosa, loro lo capiscono attraverso te e loro ti attaccano proprio in quei punti deboli. Io vedo tanta gente che stanno tutte le famiglie, ridono, scherzano, vanno fuori, mangiano, come se non sentono niente, non hanno nessun tipo di problema. Invece noi bloccati, torture, lavaggio del cervello, minacce, blocchi al lavoro, blocchi dentro casa, manipolazioni di ogni genere. E noi diciamo, ma perché a noi e agli altri no? Perché purtroppo noi rileviamo queste frequenze di questa tecnologia e allora ci bombardano, perché studiano dai nostri pregi e dai nostri difetti. E certo, sì.
siccome sei una ragazza intelligente e brava, e loro Grazie. studiano su di te queste cose, perché se eri un criminale o eri una persona che non capivi quello che ti succedeva, non te lo facevano, no? Mai sentito mai di qualche criminale che in televisione dice: ah, ma attaccano questi sistemi? Mai.